Ciao a tutti guardoni. Allora, come al solito siamo sempre dietro a fare piccoli settaggi tecnici, quindi ogni tanto parte la live, facciamo confusione, spippolettiamo a caso. A volte appare la tua faccia. Ogni tanto appare la mia faccia. Riusciremo prima o poi a fare una live per la quale? No. È sempre la mia paura. Non toccarmi i live. Non incominciare perché darvi faccia battata per cominciare subito la live. Patagio, allora, ce l'hai te. Qui, eccolo, tu, qua, patagio, eccolo qua, il patagione. Non mi toccare il patagi. Però qui non volete essere toccati, no. Eh? No, mettiti le mani nel sedere. No, sedere si può dire. No, no, proprio. Non posso. Dove? Devo dire un po' più dentro. Oh, mettitele nel culo. Ecco. Hai detto di non essere scurrile. No, non ho detto questo. Hai detto lei, eh? L'ha detto lei. Io volevo essere delicata. Tieniti le tue manacce. E stai un po' più composto perché io cardo e mi fai cardo. Quindi hai già rotto i coglioni. Cioè, si può. Vabbè, non volete fare da voi? Vado in bagno. Puoi stare. Ascolta, se puoi stare, c'è anche l'arco. In attesa di un so cosa. Bravo. Vai. Scusami, però. No, ci stava bene. Comunque, buonasera a tutti quanti. Sappiamo che siamo come al solito in ritardo, non siamo programmati, ma ripetiamo che purtroppo siamo dietro a gestire queste live. Un po' in base ai nostri orari di lavoro per l'appunto. Abbiamo il lavoro. In effetti su questo non posso dire. Abbiamo. Anch'io, Cioè, non capisco. Fai finta di lavorare. Due ore al giorno. Certo. In smart working. Certo. Ma in realtà sono 8 ore al giorno, non sono 2. 8 ore di fancazzismo puro. Certo. Ogni tanto guarda il computer, poi guarda il cellulare, poi guarda il computer. Poi ti fai affari tuoi per 3 ore, poi guardi con Amazon. Io stavo guardando se qualcuno ha visto passare così il mio telefono. La verità. Perfetto. Sei rincoglionito? Sì, non mi ricordavo di averlo cacato là. Pure puoi dirmi che sei stanco, oggi non abbiamo lavorato. No, oggi no. Vabbè, anche te zitto, stai da sedere tutto il tempo, cavoli. No, ti arriva una ciabatta a te adesso, stai zitta, lui. Stai molto zitta. Bene. Se vuoi da me, non mi tocca. Allora smetti di cazzate. Tieniti e stai stretto, perché se ho ciacciacce anche larghe. Gli dai, prendi una bottiglia. No. Ma diciamo che forse è arrivata l'ora di spinnare. E sarà meglio, sì. Se no qui qualcuno viene vergato. Io ti vergo. Non è vero. Bravo. Invece di stare a chiacchierare, fate questo tuo quiz. Sì. Allora, .ne è il dominio internet di primo livello di quale nazione medica? Che cos'è un dominio di primo livello? Che punto it è una Italia? Ma che brava! Sì, però allora hai capito che cos'è un dominio di primo livello, quindi il sito con nome punto it, punto sì, com. È il punto qualcosa. Punto ne. Quindi di che nazione è? Del Niger, della Nigeria, del Nepal. Non tutti punto hanno la nazione, possono avere anche altri significati, come quelli nuovi, punto EU, punto TV. Punto joy, sì, punto, vabbè, questo per... punto WS, WS. Quindi, o Nuova Zelanda, punto. Insomma, però questo qui è uno di qualche altra nazione. Quindi, potete rispondere alla domanda. Vi ricordo che siamo live sia su Facebook, sia su YouTube che su Twitch. Telegram l'hai avviata? Poi Telegram. Abbiamo Telegram se vogliono. Se vogliono. Telegram. No, io Telegram, è tuo Telegram. Allora, vai a attivare Telegram. Un attimo Telegram. No, non me l'avete ricordato. Io devo ricordare. Quindi, eccolo là, ora acchiappa il filo, trascina tutto per terra e spacca tutto, stai a vedere che casino. Come al solito, Rick se ne va nel lato tecnico perché non ce la può fare. Ma infatti. E quindi comunque, vi ricordo per quelli che ci seguono, ricordiamo il link per Telegram nella schermata principale che verrà fuori. Che adesso non si vede. Che vabbè, nemmeno sempre. Ora perché c'è la domanda, quindi verrà fuori dopo. Esatto, e che il sito è semplice, è ur-l.it/. Semplicissimo. ur-l.it/chat. Chat. No. Sì, al chat, sì. Secondo me sì. Può essere chat. Comunque lo vedete dopo. Era semplice, però due. Io sto zitta, faccio prima perché non me la ricordo. Sì, allora, ti stai zitta a prescindere. Rispondi a questa domanda. Oh. Nuova Zelanda. Buono. No, cosa dovrebbe essere NZ? Ho messo uno. NE non è Nigeria, sicuro? Cioè,
Così a ne poteva essere Nepal, però... Proviamo Nepal. No? Trabocchetto. Infatti, non Nepal, l'ho detto per quello. Ho detto Nuova Zelanda. Quindi... Te lo sapevi? Niger. Te lo sapevi? No, non lo sapevo. Non anch'io se è andata a senso. Però Nigeria sapevo che non era sicuramente quel dominio lì. Era doveva essere NG. Complimenti. Tesoro, ogni tanto ci vado anch'io su internet. Appunto, dal 95, sei esperto. Dal 95. Quindi NZ è Nuova Zelanda. E Nepal me lo ricordo. Vabbè, ogni sigla della narrazione comunque avrà il suo alla fine. Quindi, eccolo qua. Vai su. Su Wikipedia. HTTPS, andate sul sito ur-l.it/chat, potete unirvi alla chat di Telegram. O parlo io o parli te? Quante volte ti devo dire che non devi sovrastare la voce? Quindi unitevi al gruppo ti ho detto le mani nel culo. No. Andate sul sito ur-l.it/chat. Vi potete unire al nostro gruppo Telegram, il vostro numero di telefono rimarrà comunque privato e potrete chattare con noi tramite questa chat quassù che funziona del gruppo. L'hai testata, Rick? No. Testala su, manda un messaggino sul gruppo. Oh mio Dio. E potete fate qualcosa anche voi, no? Messaggiare certo. Anche tramite Twitch. Tutto lui. Sì. Twitch ha la sua chat, usate quella e potete parlare con noi e interagire con noi. Non è va. Arrivato. No, è arrivato, ma il messaggio non è arrivato perché Rick ha fatto il lavoro a cazzo come al solito. Strano. Perfetto, ritorna al lavoro. Ritorna al lavoro. Far così, non so cosa fa, magari è crashato il server. Potrebbe è crashato il server. Sì. Potrebbe anche essere crashato il server. Controlliamo. Vedi, lui sta dietro ai patagi, sta dietro a tante però dice cose. Che è connesso, quindi nel senso. Però evidentemente non arriva OBS. Nini. Quindi problemi su problemi come al solito. Diamoli qualche secondo e proseguiamo poi con la nostra live se riusciamo. Mi sta un po' su Telegram, L'hai fatto te, pensa te. Mi sta, sì, ma è OBS qui. Ora la colpa di OBS, certo. Colpa delle scarpe, colpa del tuo triciclo da nonno. Dani. Lui è connesso e di qua un po'. Poi se si dimentica le cose è colpa nostra. Certo. Perché non gliele ricordiamo, certo. Capito? Perché lui il cervello non ce l'ha. No. Okay, ora funziona. È partito. Visto l'hai fatto bene. Quante volte vi ho detto di togliere le suonerie prima di andare in diretta? E puntualmente ci sono le suonerie. Vero Rick? Sì. Mi piace quanto parlo. Non so. È inutile che mandi. Guarda che bella pelata che si vede. Era bella nel culo. Allora andiamo avanti, giriamo. Era visibile cosa? La pelata quindi l'uccello. Ma delizia, come la cincinna. No. Cazzo di vino nel culo. Spegniamo. Ti metto le mani nel culo. E vi domando. A quale temperatura lo zucchero diventa caramellato? Ce ne frega? No, in realtà no, anche perché non mi ricordavo che ci fosse ancora questa domanda, quindi... L'avevo visto sto coso. A, 200, B, 190, C, 160, D, 120. Ottimo. Rick. Mm-hmm. O chiunque sia in live e ci sta guardando in questo momento... Può darci la risposta sia su Telegram, al link che abbiamo detto sopra, ur-l.it. O semplicemente su Twitch, così smettiamo. O su Twitch. Tanto Telegram è brutto. Ah, Meli, secondo te? 160. Il quadro non è come lo butta subito. Ebbene, io l'avevo letta sta qua, sai. Avevi letto la mia domanda? No, la volevo fare anch'io. Ah, ok. Non allora, l'ho fatta, però si l'ho chiama letta. Botta di culo, allora. Sì. È solo botta di culo. Beh, allora perché perdere ho tempo? Ho fatto la stessa cosa, però con un'altra cosa. Beh, non è la cuoca, lei, quindi insomma, queste cose deve saperle. Sì, dipende. Durante la settimana fai più del cuoco, in realtà. Sì, più o meno, sì. Quando si tratta di non andare a mangiare fuori. Sì. Quindi, dettagli. Spegniamo. No, non importa. Argomento. Questo non so se vi piace. Vedete, c'è scritto notizie, articolo 2.
Ora però sto facendo un'altra cosa e lo faccio subito, eccomi qua, ok. Insomma, che stai facendo? Allora, questo cosa vuol dire, notizia articolo 2? Vuol dire che ho deciso di andarmi a ricercare un articolo un po' strambo e di proporvelo per ricevere un po' i vostri commenti in generale. E quindi adesso, se il mio dito non abbastanza appiccicoso per queste pagine riesce a girare il foglio... Possiamo picchiare. Perché? Sì, se il coso è brutto. Eccolo qua, arrivo subito a leggervi l'articolo numero 2. Mi prendo anche la penna così mi ci faccio il segno che è stato fatto. Tratto da fumettologica.it. Non so, l'avete mai sentito? No. No. Disney perderà davvero Topolino alla scadenza del copyright? Nel 2024 Topolino diventerà di dominio pubblico e The Walt Disney Company perderà l'esclusività sul personaggio. In realtà la possibilità di utilizzare Topolino in produzioni non approvate della Disney sarà comunque limitata, perché riguarderà esclusivamente la versione del personaggio del 1928. Quella in bianco e nero con la fisionomia del ratto, quello che non aveva i guanti. Ricordate? Sì, per sì, sì. C'è una sì, classica sì, immagine di lui su questo vaporetto. Sì. E non le successive evoluzioni grafiche. E anche in quel contesto ci sarà ancora il rischio di andare incontro a cause legali. Nato nel 1928, la Disney ha sempre cercato di tutelare i propri personaggi in ogni maniera, anche riuscendo a far modificare alcune leggi, e in svariate epoche. Qui tutti si domandano se anche questa volta riusciranno a far prorogare la scadenza del proprio copyright, o se si tratta del loro capolinea. Vi interessa il personaggio di Topolino? Lo volete copiare? Perché in realtà di questo argomento si parla un'altra cosa, un fattore molto particolare, che viene automaticamente concesso allo scadere del copyright, ovvero la possibilità di utilizzare determinati personaggi in immagini pornografiche. Esatto. Esiste, a quanto ho capito, la possibilità allo scadere del copyright di un determinato personaggio di prendere l'immagine di questo personaggio e inserirlo in contesti pornografici. Esistono... Praticamente fanno un topolino porno? Esatto, potrebbe essere. Il pornolino? Il pornolino. Potrebbe esistere. Quindi, il dubbio è, bloccheranno di nuovo il copyright, quindi riusciranno a smuovere mari, terra, avvocati e leggi per pararsi questo topolino, oppure potrebbe scappare... Non gli mancano i soldi per farlo. Il problema è quello. Vabbè, bisogna vedere, cioè, però, leggi, tieni i soldi... presente che... dal 1928 hanno spostato il copyright di 50, di 70, cioè poi l'hanno portato a 90, quindi insomma ci hanno già messo diverse volte le mani sopra, e lì sono fior di mazzette regalate per far modificare una legge. Quindi ne vale veramente la pena? Che... Però se è solo quello nero vecchio... Ma sai quanti soldi guadagnano? Ma non su quello, su quello nuovo, quello vecchio. Sinceramente è tantissimo tempo è... che non vedo più nemmeno quello, quello normale. Vabbè, ma tanto prima sta sulle palle. Sì, va bene, quello è, sono gusti personali. Cioè, non so nemmeno se in edicola ci sia ancora... Preferito Paperino. O meno il topolino il giornalino vero e proprio. Ah, sì. Io penso di sì. Non l'ho preso. I giornalai. Vabbè, ma chi è che va in libreria? Magari qualche collezionista, qualche bambino che comunque continua. Io quando ero così che non vado in edicola. Vabbè, ma perché te sei ridicolo, no edicolo? Anche perché poi, non so, questo discorso qua, poi cosa ti va a fare? Ti va a svalutare il vecchio? No, non è che svaluta il vecchio, magari perdi i diritti, cioè qualcuno può riutilizzare quell'immagine nei propri cartoni animati. Sì. Cioè ad esempio io posso prendere la versione di Topolino del 1928 e farla morire ammazzata. Sì. Cioè posso succedere qualsiasi cosa. Beh, c'è da posso chiamarla anche Topolino effettivamente. I cartoni animati di oggi con quelli dei... Non ci combina nulla, probabilmente il 28 ecco, non ci incastrano nulla. Forse e nemmeno quelli di 20 anni fa quando si guardava noi. No, vabbè, già... al massimo lo usano, magari per farci una maglietta, una stampa, una cosa del genere. Sì. Sarebbe carino anche come tatuaggio, magari un pochino dark, sai, una versione rivisitata. Quello lo puoi fare lo stesso è già nero. Ora. Teoricamente non potresti. Ti chiedono il copyright anche sul braccio. Teoricamente non potresti. Allora, e quelli che si tatuano un personaggio dei cartoni animati? Teoricamente non potresti. Insomma, teoricamente.
Poi non è che ti vengono a tagliare un pezzo di braccio. Infatti, cioè... sì, perché quando arriva Disney... Pensa se uno se l'è fatto Disney, lì. O non Disney, cioè, uguale. Cioè. Ti fai il topolino sulla punta. Sì, cioè. Dove l'hai messa la boccia, scusa? Scusa, ma se Dio si fa boccia. Sul l'alluce come la Ferragna, anziché il cane, facciamoci il topolino, no? Ma sulla Ferragna, su quell'alluce, se la ci doveva disegnare... Non era sull'alluce, era... Era, no, era... Era sul dito. Sull'indice, era, mi sa. Ma guarda, lei è a posto, eh. Giriamo. E nel mese è tanto bello il momento. Oi oi, in ansia. Perfetto. Cominciamo benissimo. Siamo contentissimi. Oh, bene. Per due giri il suono S non esiste più. Usa il suono SH. Invece di dire sera, dici scera. Scena? Quando parla così? Sì. È eccitante. Per due giri? Sì. Beh, non no, è eccitante, rimane eccitante. Non è eccitante. Vabbè, poi ci ho messo lo stesso, così mi sbaglio. Se non è che devi usarlo per tutte le cose. Ora lo metto così. Non è di parlare a scemo. Così? Così. Sì, così va bene. Allora? Beh, niente, spinna. No. Di qualcosa? Qualcosa. No, per dire l'età va bene. Qualcosa va bene. Di sasso. 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 Resta di sasso. È doppia però, resta. Eh. Sasso. Sasso. È sasso. Proviamo, non è che... È doppia sasso. Sasso. Eh. No. Sì, ci stava. No. La parola sh, allora. Sì, per te, lo sai che lui parla con i rutti? Hai detto ci stava. Hai già sbagliato. Ci stava. Stava. Non ci stava. Ci stava. Ci stava. Ha ragione, effettivamente. Spingiamo. No, non spingiamo. Spingiamo. Stai attento, io ti sono. Ho sonno. È un cane da guardia. Coscia. Sono stanca. Succede. No, succede se vi ammalate di... No, rileggila. Cosa succede se vi ammalate di Naegleria fowleri? Interessante. Ah, fortissimi dolori di pancia, flatulenza incontrollabile, si rischia di morire, la pelle diventa viola con le vene in vista. Allora, bravo. Io direi che la flatulenza incontrollabile ti appartiene. In che senso? Quando ti riesco a regine... Riguarda quella o no? Non lo so, però quella è sicuramente tua. Poi non riguarda so... o no? Non credo, dai. Quella se non ce l'hai, se non la ce l'hai. La togliamo? La togliamo, dai. La togliamo. Quindi, quella è tua. Buono. La pelle diventa... Con le vene in vista. Diventa viola con le vene. È quella o non è quella? Penso di sì. È quella o lei? No. Non è lei. Ok. Quindi o si rischia di morire o vengono fortissimi dolori di pancia. Allora, spero siano che vengono fortissimi dolori di pancia. Si rischia di morire? Rischia di morire? Ebbene sì. Bene, ora c'hai un... Si tratta... Anzi, no, via, lo faccio. Fai un... di un organismo a vita libera che occasionalmente può parassitare. Cosa, scusa? Parassitare, cioè, parassitare. Parassitare. Bene. I vertebrati, principalmente mammiferi, ed è soprannominato ameba mangia cervello. Che bello! Nell'uomo un'infezione da N. fowleri può causare una malattia estremamente grave. Estremamente. Grave. E in altissima percentuale letale. Altissima.
percentuale dentale. La meningoencefalite amebica primaria, PAM o PAME, che colpisce il sistema nervoso centrale. La malattia ha un andamento rapido, che se non diagnosticata e curata celermente, conduce alla morte nell'arco di una settimana. E stumest. Eccellente. Sì. Buono, complimenti. Questa era. Però aspetta, sarebbe, anzi, sarebbe bello. Sarebbe. Se she capitava l'altra capitasse. Volta. Capitasse, sì, scusami, l'altra volta. Se ne fosse capitato. La, ma le palle. Alla signora Sherry. Sì. Anzi, sì. Adesso dovevo già farla così. Sì, ti mancava quello, c'avevi i capelli, c'avevi i capelli. Capelli. I miei capelli sono veramente belli, sì. Sulla moneta da 10 centesimi è rappresentata un'opera di... Mi date la moneta da 10 centesimi? No. Non me la ricordo. Botticelli, Caravaggio, Michelangelo o Raffaello? Non ce l'ho. Ma mi cellulare è un pochino indietro. Ma è interessante. Siamo un po' in ritardo, ma Pisello. 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 Buono. Allora. Secondo te, Dani Caro con la S strana? Non lo so. Non lo so. Ma tanto spara a caso. Caravaggio. Caravaggio. Te me la sai. Michelangelo. No, la sa. La sa. Allora sarà Botticelli. Botticelli, sì. Vedrà. Cosa rappresenta? C'era la Venere di Botticelli. Comunque, questo era il secondo giro. Sì, va bene. Finito. No, era bellissimo. La dovevo fra più lunga. No. Non è rimasto male. Bisogna farci aprire. Ciao, tutta la puntata. Rimango nell'ambito malattie. Sì, no, ma lei non esiste più. Infatti, chi se ne frega? Se un'altra volta. Infatti, un'altra volta poi. Tra. Cosa succede se siete malati di argiria o argiria? Argiria o argiria? Non lo so. E ti siete aumentato sul 100? Male. E tanto quella roba tua, per il cazzo. No, ora non guarda. No, lascia stare, non rompere il cazzo che ti prende alla brate. E fregatene. A. La pelle cambia colore. B. I denti vi cadono. C. Prurito su tutto il corpo. O D. Il vostro naso produce tantissime caccole. Io spero che i denti non cadano. Mamma mia, c'ho la pelle argiriosa. Oppure... c'ho un'argiria addosso. Che mi sto a grattare. Non lo so. Vabbè, vedi, le fa anche i casi... Il vostro naso produce tantissime caccole. Vabbè, ma dici quanto... scaccola, ti dai. Che poi queste unghiette qui si prestano anche bene, perché arrivano bene in cima. Stappano tutto. Nel mio tappo di tavernello. Dai, io credo sia... Andiamo a scudere i denti. Io... È quella. Io avrei detto, no, la pelle cambia colore. Ebbene, sì. Esci. E quando c'hanno quelle quelle chiazze bianche? No. Bene. L'argiria è una patologia rara che provoca una colorazione grigio-bluastra della cute e delle mucose, causata dall'esposizione prolungata a composti dell'argento. Nella fase acuta è possibile un esito letale. Una volta che l'argiria si sviluppa geneticamente, la discromia rimane permanente, causando nella maggior parte dei casi solamente un problema estetico. Quindi, per chi è stato tanto nelle miniere, come dicevo prima, dell'argento e ha respirato questa polvere d'argento, gli diventa proprio tutta la pelle di colore argento, non può più farci nulla, anche il contorno, anche l'interno degli occhi, tutto diventa grigio completamente. Infatti deriva dal greco argento. Esatto, guarda le foto e fai vedere le foto, sì. Perché sono rimasto scioccato, l'ho scoperto per caso. Argiria. Il nostro subito dizionario. Badate. Davvero? Sì, apri una foto. Oh mio Dio. E farlo vedere. Ne hanno parlato. L'ho presente sto tizio. Inquietante. L'avevo già visto io.
È inquietante, ma inquietante forte. Che 99 su 100? L'ho visto su un canale che fa vedere ste cose, esatto. Anche piuttosto famosino. Le mie strane malattie, quello del genere. Ok, io non conosco. Ma... era un programma che andava su D-Max, quello del genere, ma anni fa. Io e le mie malattie. No, no, non era sì, titolo, però... no. No, no. Era una versione delle malattie. Vabbè, comunque. Se no, lo chiamano anche l'uomo puffo. Te, ma è brutto. Poveraccio. Sì, non ci può fare nulla, rimane così. No. O ti dà le calote a vite, quindi cambia colore, diventa arancione. Però il corpo... eh sì sì sì, su tutto il corpo. Non è una parte. No no no. Cioè ti respiri, prende tutto. Sì sì, ormai, quando sei attaccato okay. Tutto. Argento. Okay. Cioè, diventa argentato. Sì, sono argento vivo, ho testa d'argento. Spinna. Spinna. Come vampiri di Twilight. Oh mio Dio. Mi ha detto super luccicoso. Meli, questa era la tua. Approvate il corsivo. Approvate il corsivo. Un corsivo. Riccardo mi piace tantissimo il corsivo. E mi viene brividi solo pensiero, guarda. Amio. Amio, ora vi faccio vedere io un filmatino che ho trovato questa sera. E è di TikTok. Eccolo qua. Con questo video praticamente ha detto tutto, no? C'è un piccolo bellissimo problema. Se lo mettiamo su YouTube ci bannano subito. No, 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 così no, bah, però un pochino. No? Quindi fanculo coglioni e confermo. Approvo tantissimo. Oddio. Specialmente, allora, togliamo il dubbio. Lavoro in cassa alla Coop e mi è capitato una coppia. Davvero? Ah, mio! Cioè, osceno. Osceno, non si può sentire un maciste. Ah, mio! No. Il maciste faceva mio? Sì. A una, se poteva sentire. Era l'uomo che lo diceva alla donna. Sì. Davvero. Sì, non si può sentire. Aperitivo. Aia, mi fai male, porco di una maiascola. Che zampa. Ti ho detto le mani intercooler. È la sua seggiola. Bene, andiamo avanti. Ti ha chiesto qualcosa a qualcuno? Sì. Sì. Che cazzo? Tua. Volevi un quiz? Sì. Santa Pollonia. Quando si festeggia Santa Pollonia? Il 9 febbraio, il 13 giugno, il 14 settembre o il 17 dicembre? Ora hai preso via con le date. Allora. Sì, io sì. Dopo la data del... cos'era? Roba pornografica c'era anche un giorno. Poi vi dico... il... cos'era quella data particolare? Altra volta? Che aveva a che fare col sesso. Sesso! Ah, era il la giornata mondiale dell'orgasmo. Ah, vedi. Cosa di pornografico. Comunque, Santa Pollonia. Ma si può sapere almeno cos'era questa Santa Pollonia? Certo. Se vuoi te lo dico senza darci sì, la data. Lo sa. Apollonia è stata una madre cristiana, venerata dalla Chiesa cattolica e da quelle ortodosse, come santa. La tradizione vuole che le fossero stati cavati i denti di bocca e per questo viene considerata patrona dei dentisti, degli igienisti dentali e degli odontotecnici. A me mi hanno fatto la rimetta. Cioè? La santa del imbocchino. Dani, come sei blasfemo. No, 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 no. L'avrà fatto anche lei, eh. Poi senza denti, porca miseria. Dani! Diciamo che vengano bene, però. Secondo me è dicembre. Che dicembre? Non lo so se bene, sono tre aperte, poi. Scaldo tutto un bollore. Beh, anche a febbraio allora. 13 febbraio? Andiamo a vedere il febbraio. Bravo! Yes! Vedi? Vedi? Santa calura sotto le lenzuola. Ecco perché poi nascono tutti verso agosto, settembre. Ma quello lì che è ovvio, perché durante l'inverno cosa fai? Se piove, non esci, allora... Vai nel sifonello. Pensa su nei posti di montagna. Sì, lì vabbè. Al tempo facevano le prove, le scuole di calcio. Spegniamo. Vabbè, qualcosa da dire? Ho finito tutto. No, l'ho detto prima. Ho finito tutto. Spegniamo. Magari ti ha lasciato qualche chicca. No. Qualche chicca al massimo. Non credo.
Oh, vediamo un video. Abbiamo un filmatino. In questo bel filmatino, che non partirà mai dal secondo, esatto, per problemi tecnici di Rick, vi volevo far vedere uno schiaffo dato al rallentatore, che effetto fa sul viso. Sono bellissimi questi rallentatori. Perfetto, vediamo se parte. Partire parte. Andiamo per avanti. Eccolo. Okay. Eccolo. Boom. Cioè, avete notato che legnata. Quanto cavolo è elastica? Sì. Vediamo un po' tra. Che poi... Ricca, no, la mia non te l'ho è già elastica. Detto. Non mi interessa. E poi mancherebbe un'altra cosa. Un tasto per tornare indietro. Un rewind. Ci manca. Abbiamo solo quello per andare avanti. E non credevo che ti servisse, ce lo metterò. E beh, ci va messo, è un punto in più. Non credo. Palle, ah, ascolta, come se lo voglio far rivedere? E non lo fai rivedere. Hai capito? Ah, che programmatore di me. Beh, l'argomento è chiuso da solo. Sì, perché... Ma fate cosa vuoi sì. A fare? Quando PC stop, lui si ferma. Incredibile, la Meli può partecipare. Guarda, anche prima l'ha detta. A quanti gradi fonde il ferro? 1462. 1498. 1538 o 1557? Beh, andiamo e chiediamoglielo. Te l'hai fatto sullo zucchero e io invece sono andata diretta al ferro. Visto. Sempre le cose dure le piacciono. Sì. E vabbè, anche il caramello è durino, vabbè. Ma quando fonde il moscio. Quando anche il ferro quando fonde il moscio, Infatti, ma quello è più duro del... Quando indurisce rimane duro, quello si aspetta. Il tuo telefono è collegato? Sì. E il tuo telefono è collegato? Sì. Perfetto. Quindi siamo noi due. Perfetto. È eccitante. Ci facciamo intranos. Sì, internos. Va bene, va bene, va bene. Allora. E nulla, iniziamo... E me la ricordo anche questa. 1538. Te ne becco tutte. Qualcuno? No, sapienza, sa, scienza, certo. Guarda, sono tutte le date, tutte se le ci date, state guardando ragazzi. Su Facebook o da YouTube, sappiate che non siamo in grado di vedere i vostri commenti, per chattare con noi dovete usare l'indirizzo che trovate qua sopra, che vi permette di unirvi alla nostra chat di Telegram, oppure andate direttamente su Twitch e chattate con noi su Twitch. Che è quella più semplice e non mi crea disagio. Vuoi. Venesi tecnico di dubbia utilità e rompiscatole qualificato. Di lo dubbia utilità. Lo mettiamo in un pacchetto bello sigillato. Sì, senza presa d'aria. Sì, senza presa d'aria. Sotto vuoto è complicato. Se tu hai spirito scorregge. Però diventa rimando. No, sì. Sotto vuoto. Vediamo un po' di cosa parliamo, vedi prima con la moneta, ora parliamo della banconota da 100 dollari USA. Chi è c'è rappresentato sopra? Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Alexander Hamilton o Benjamin Franklin? Che tutti insomma sanno. Vedi? Grazie, deve far rispondere lei. No! L'ha detto. Ho detto punto e basta. Così almeno stai ti c'è a dire qualcosa in merito? No. Vuoi dire che foto c'è nell'altro tagli? Niente, non ti sei preparato nulla? Su quella da uno c'è Washington e quell'altra erano quegli altri. Eh? Quelle altre opzioni erano in ordine le altre. Possiamo andare avanti. E in che senso erano in ordine quelle altre? Andiamo avanti. Fa schifo anche a spiegare se non la capisco. Che vuol dire? Ci vuole una parrucca, ci vuole. 50, non me li ricordo. Ah, è già di Meli, questa è tua, dai. No, no. No, invece è tua, la sei bufata. Per due giri inverti la lettera D con T e viceversa, appena gli altri ti danno una patta, Angelo escluso. Ah, beh, questo è Angelo escluso. Vabbè, a lui sempre culo, Sì. Vediamo. No.
Notizie, articolo 1. Bene. E poi vogliamo la risposta del pensiero di Rick. Che senso? Ci deve dare il suo pensiero. Visto che giustamente. Certo. L'articolo era? Così mi prende a padde. Articolo 1 era? Articolo 1. Potrebbe. Non me lo ricordo. Mi hai fatto chiacchierare e ora non me lo ricordo. Puoi controllare, Rick, per cortesia. 50 euro. Perché non rimane? Perché l'ho chiuso nel mentre che ti chiacchieravi, quindi mi sono distratto. 50 euro. Vieni. Vado a controllare. No, vieni qua che ti do una patta. No, no, ora sta controllando, non rompere i coglioni, è per colpa tua. Ma non è 50 euro. 50 euro, ho detto. 50. Forza! 50 euro. Sembra una T, quella. P, scatola, articolo 1, articolo. Bene. Si parcheggi, ha già dato le palle. Forza! Non posso fare una faccia alla telecamera? No. Articolo 1. Questo articolo proviene dal sito di ansa.it. Interessante. Si sposa in fin di vita in cardiochirurgia. Il trapianto di cuore lo salva. Si è sposato nella terapia intensiva della cardiochirurgia nell'ospedale Molinette di Torino. Ultimo desiderio per un uomo di 47 anni in fin di vita dopo un infarto. Proprio durante la cerimonia, intubate con un bel bouquet per lei composto di tappini e provette di sangue, però è arrivata la disponibilità di un cuore per il trapianto, eseguito la notte stessa. Allora, quando ho letto questo articolo, lo ammetto, lì per lì mi sono commosso. Voi? Per una volta, da... Divatti culo. Mi sono persa con il per suo. Una volta di va ti va di. Gli va di culo di. Oh, gli. Gli va bene, infatti perché gli riferito di. A lui quindi vabbè è una bella te l'avevi sentita cosa. L'avevi sentita questa notizia? No, sinceramente no, però è una bella cosa perché comunque bene o male che pensi della scena, te stai per tirare le cuoia. Sei lì che aspetti questo cuore che non ti arriva, non so. Hai avuto un infarto, quindi se hai avuto già culo a rimanere viva e vivo senza avere lesioni particolari, decidi di sposarti in fin di vita e improvvisano un bouquet con fialette e provette di sangue. Cioè, ragazzi, da ciccia di gallina. Però in tutto inquietante. Questo romanticismo deve per forza uscire il mio lato stronzo. Cioè? Ti immagini se... E se la moglie... O lo dici... Cioè, scusa, eh? Quello, dai. Se la moglie, ormai moglie... Ma perché, scusami, te ne hai già parlato con lui? No! No, perché se la moglie, lui l'ha detto prima di te, quindi volevo... Perché ti deve fare i cazzi miei? Lo so stronzo. Quindi, mi domandavo... Stronzo. Se la moglie, lì, col bouquet in mano, gli arrivasse la notizia... E questa ti guarda con due occhi così, si gira e ti fa, no, ma io guarda, scherzavo, cioè l'ho fatto solo perché era lì lì, c'avevo perché a parlare di tutto. Cioè, cosa faresti te? Che perché secondo me potrebbe essere successo, io no, lo sposo così giusto per tanto, sta a tirare le cuoia e mi accaparro tutto. Fatto, no? Pezzo. Matrimonio di un'ora, finito, guadagnato tutto, a posto, no? E cosa arriva? E qua? No, e che cazzo, proprio adesso devi portare? Può aspettare 5 minuti! Secondo me poteva andare anche così. Sono strozzo. Un pochino. E invece di guardare proprio il lato bello e sensibile, me vai a cascare qua. È merda solo, non è che sono tanto... Cioè... Però dai, sarebbe carino. Cioè, te, che sei lì, magari che poi non te ne frega nulla, speri che questo ti dire cuoia. Io voglio sposare, sì, ha voglia te se ti sposo. Ti lascio la casa, il BMW, la mia... No? Una villa da 400 metri quadri con giardino. Perché no? È un ultimo desiderio. Cosa fa? Non l'accontenti? Ma sì! E poi... Si è fatta la vita, no? Poi ti arriva il cuore... No! Aspetta! Torna tra 5 minuti! Datelo a me! Cioè... Posso uscire? È il romanticismo. Ascolta, ogni tanto io gli darei. Dobbiamo essere stronzi. Paddoni. Oh, nella descrizione del canale c'è scritto il riverente. Paddoni comunque. C'è scritto stronzi. Paddoni, ho detto. C'è scritto che andiamo a fare i cappottini.
Quindi posso farlo, lo posso dire. Posso dire le mie cattiverie gratuite. Buono, lui è... Sì, lui va a stand-by-out. Qualsiasi cosa succede. Da. Cioè, da. Pa. Cioè, da. Qualsiasi cosa succede. Pa. Pa. Meli, il microfono non deve essere abbracciato. Sì. Qualsiasi cosa succede. Mi va freddo. Lui. La butta sempre. Sullo dronzo. Aggancio a modo perché penso sia arrivato al limite della pinzetta. Sì, ma probabilmente sono più sopra. E io lo metto sopra le dende. Sopra le dende. Va bene. Quindi sono stronzo io. È ripartito bene. È ripartito tutto bello. Aspetto. Mosso. Hai detto che ti sei commosso. Te, ma io ti sei quasi commosso e poi mi caschi. Sì, un po' di stronzo. Quel pizzico di stronzaggine che mi rende vivo e rende me stesso. Questa è la domanda che mi volevo fare una sorta di Angela, ma non l'ho fatto perché era troppo complicato e quindi sarebbe stato bello se ci fosse stata la nostra dottoressa Lilly. Ma non c'era. In parole povere. Quale di questi archi non esiste? Non ci ha capito una mazza. No, dovevo metterti disegni. Ah, hai disegni. I disegni... E non si potevano mettere. Arco... Trilobato. Io di qui non leggo. Trilobato. Ok. Arco Tudor. Ok. Piatta banda. Mm-hmm. O arco abbassato. Sì. Beh. Uno di questi non esiste. Gli altri esistono tutti. Chiama anche l'arco piattabanda? Si chiama proprio piattabanda magari. Senza arco. Proviamo piattabanda. Quello esiste. Il piattabanda. Arco Tudor. Anche perché lei mi viene in mente un nome così. Vabbè, potevo... Se si chiamava in un altro modo potevo storpiarlo un po'. Gli altri due esistono, quindi se vi volete documentare... Ci sarà da googlare perché... Ci sarà da googlare. Beh. Però peccato che non c'era Lilly. Vabbè, tanto per chi si vuole riguardare i nomi, ora in live ovviamente non potete, però... Comunque sia la registrazione della chat rimarrà sia su Facebook sia su YouTube... E sia qui su Twitch. E loro dove possono andare a guardare tutte le nostre live e conoscere qualcosina in più di noi? Sul nostro sito. E qual è? www.udalkers.id. No, diciamolo normalmente. www.udalkers.it. Poi lei mi dà le padde. Che è qua sotto. E lasciotto qua. Ma è finito, due ci sono passati. Sì. Qua sotto trovate tutte le informazioni che riguardano noi, da dove siamo nati, il nostro canale YouTube, i nostri format e nulla, e altre informazioni. Volendo si possono unire a Telegram anche da lì. Anche da lì sì, però posso mandarci messaggi privati per ora, perché Rick non ha avuto ancora tempo effettivamente tra un lavoro e un altro, perché poi la sera va a battere. Infatti. Non ce la fa. Ha detto tre lavori. Sì, è tre lavori. Però quello è il nero, mi sa. Esatto, quello è un po' il nero. E nulla, non ce l'ha ancora fatta. Tra trovare una cazzata forse un'altra. Forse fra qualche anno. Oddio, anche questo è un lavoro, quindi il quarto lavoro programmato. Questo è un lavoro. Creare, sì. Non è che lo programmi tutti i giorni, eh. Ma insomma. Minimo sono due settimane che non ci metti mano. Maltrattiamolo. Sempre. Allora, fattele. Sempre. Farmi da solo. Hai fatto anche cosa buona. Quale continente ha il maggior numero di paesi? L'Asia, l'Europa, l'Africa o l'America del Nord? Nord America. Li separiamo. Però te l'hanno già detto una volta che parlando a sfavato non si sente un cazzo. Non sparano a sfavato. Stai parlando a sfavato. Non è vero. Sì. Un peccazzo. Vabbè, allora. Meglio. Su. Andiamo a esclusione. Boh. Sì. Non in Nord America. Buono, anche perché in Nord America. Te stai zitto. Che minchia. Togliela in Nord America. Su. È qualcosa. Bene.
così con questa faccia da saputello? Vuoi dire qualcosa? Io non voglio dire nulla. Quanti sono? Però, cavolo, lo vedi quanti posti ci sono laggiù? È tutto mescolato, tutto un mischione. Te li hai visti tutti te? Ce l'hai in elenco? No. Ti sei informato? Quanti sono? No. Hai un'angela? Sono scelte, devo cercare. Hai un'angela? No, vedi che sei inutile. Che ne so, l'Africa ce l'ha tot, l'Asia ce l'ha tot. No, non l'ha fatto, non ha voluto lavorare, non ha fatto niente. Sicuramente prima sarà l'Africa, seconda sarà l'Asia. Ce lo vedi? Chiacchiera, bla bla bla, faccio tutto io, sono perfezionista e poi lo fa un cazzo. Infatti. Ti togli ste mani bollenti? No, so bene. No, te devi infilare, te l'ho già detto all'inizio puntata. Intercooler. No. Mi sembra il caso. Mini, non lo sopporto stasera. Ah, non mi guarda a me. Rick, molla. Ah, Baba. Tutti questi miei. In che anno il Tamagotchi è stato messo in commercio? Lo sappiamo? 1994, 96, 98 o 99? Questa io forse la so. Te la sai? Penso di sì. Quindi? Io non so te, potete dire la tua, ma per me è il 96. Anche secondo me. Solo io non lo sapevo. Boh. Eravamo giovani, eh? Insomma, avevo 3 anni. Noi eravamo giovani, noi ci abbiamo giocato al Tamagotchi. Lo so. Ne avevamo 8. Non ho mai avuto il Tamagotchi originale del pulcino. Ho avuto uno simile. E ne ho avuto anche uno fatto a cane, che era molto simile. Che dovevi togliere le cacchine, li dovevi far giocare, lo portavi al dottore, lo lavavi, lo facevi giocare. Lo lisciavi oppure lo picchiavi? Come lo picchiavi? No, picchiavi, no, io non l'ho cattivo. Mai picchiato. Se non andavi a mangiare altro e tornavi magari lo lasciavi un paio di giorni senza pulire le cacche altro, si arrabbiava oppure moriva. O ti vedrai, poverino, lo lasciavi nella... bestia. Sì, no, insomma... Merda. Comunque preciso che nel 96 è uscito in Giappone, nel suo mondo è uscito nel 97. Esatto, sì, sapevo questa cosa. Bravo. Le tue domande stasera sono proprio cacchina. Si vede che non è il suo settore, eh? Hai visto? Italiano, storia fisica. Voi non le volete. Oh, vediamo. Qual... Me lo ricordavo nemmeno, se... Quale strumento suonava Jimi Hendrix? Me la ricordavo. È Jimi o è Jimi Hendrix? Io mi sembra di averlo trovato così. Vabbè, guardalo dopo. Intanto rispondete. Batteria, viola, basso, Jimmy o chitarra? Jimmy. Rick. Allora, la viola la escluderei, mi sembra più il caso che mi suoni la viola. Che perché? Viola. A parte che la viola non ce l'hai nessuno. Quindi batteria, basso o chitarra? Anche la batteria non mi ce lo vedo, sono la batteria. Dio, basso, chitarra, nel senso. Lui la sa magari. Ragazzi, Jimi Hendrix, cazzo! C'è un chitarrista. Me lo dice con quell'aria dubbiosa. Non lo conosco di persona, Che vergogna. È giovine. Parliamo sempre di monete. Siamo un po' monete. Allora, il LEC è la moneta ufficiale di quale stat? Lo so, dei LEC cool. Afghanistan, Albania, Algeria o Armenia? LEC lo sai? LEC cool. E poi voi mi dite... Quali sono le altre monete, visto che siete così bravi? Non lo so, ma sono le mie domande. Non è questa. Infatti, forse avrei detto proprio quella. Non è questa. Perché in Afghanistan, che cosa hanno? Hanno il famosissimo Afghani afghano. Quello non lo so. Che moneta è? Quant'è la valuta? Non lo so, ma al cercarle su. No, sì. Devi informarti anche sulla valuta, scusa. Ah, voglio sapere anche il cambio, Certo. Dani! Ti rompi i coglioni, sì, e non ti posso rompere i coglioni. Esatto.
Perché? Perché? E chi l'ha scritto? Io. E dove è scritto? Qui. Ma... aiutatemi, vedo che c'è qualcheduno, aiutatemi tantissimo per favore. Ho bisogno di aiuto. Invece in Algeria c'è il dinaro algerino e in Armenia c'è il dram armeno. E le valute il dram. Perfetto, detto si può sapere. Non lo sa, non è programmato per questo. Andiamo a spinare, vai. Ma secondo te Dio la valuta? Beh sì. Così poi. Così poi c'è andata buona. Sì, dicevo, c'è andata in Armenia, almeno si è preparata. Vedi quella fogna. Come veniva creato il pigmento del colore giallo indiano? Non è semplice, attenzione. A. Urina di mucche alimentate a foglie di mango. B. Buccia di mango pressata. C. Albicocche digerite da cavalli. O D. Pelle e ossa di cammello. Si parla di colori naturali. Ah, diciamo che... Quindi si parla di colori vecchi, vecchio stile. Urina di mucche o ibo? No, perché pelle ossa di cammello. Aspetta, albicocche digerite da cavalli. Oibo proprio. Pelle e ossa di cammello. Oibo. Cioè, ragazzi, guarda, sperare fosse la buccia di mango prestata qua. Vuoi provare quella? Proviamo, ma tanto non sarà mai. Se schifosse, sicuramente quella non è. Vi ricordiamo che potete interagire con noi tramite Telegram. Trovate su Twitch il link nella info canale col tasto Telegrammaci. Oppure visitando il sito ur-l.it/chat e potete unirvi anche da lì su Telegram oppure su Twitch chattando con noi. Davvero? Andiamo avanti? Forza! Urine di mucca alimentate a foglie di mango. Cioè, cosa c'è? Questo una sorta particolarmente di tisana? Non lo so. Cosa fanno? Una sorta di tisana, di urina di mucca? Non lo so, ditemelo voi. No, danno a mangiare le foglie di mango alle mucche e le mucche poi pisciano. Esatto. Una sorta di tè. Fanno il tè. Fanno un infuso di foglie di mango. Fanno un infuso di mucche. Digerite dalle mucche. Non lo so, quindi, oppure sì, però. Sì, sì, sì. Digerzels delle mucche, praticamente. Digerzels delle mucche. Sei affascinante. Bellissimo. Quindi? Secondo me è là. Era troppo elaborata per... Era là. Il giallo indiano che si otteneva dall'urina di mucche alimentate solo con foglie di mango. Una dieta che aveva conseguenze pessime sulla salute delle mucche, così fu interrotta la produzione. Mi viene lo squarausa alla mucca. Non no, penso non so che sia solo quello il problema. No? Penso che, insomma, ci possa avere, non è proprio il suo alimento preferito. Quindi... Sì. Domanda, ma le altre opzioni le inventate te o le trovate scritte? No, le inventate io. Doveva essere assurdo quanto quell'altro. Visto che c'eri, ne potevi mettere una quarta schifosa, cioè invece di mettere... No, perché se no mi avresti detto, ah, sicuramente non è quella. Infatti quindi... l'ho detto, sicuramente non è quella, perché era l'unica decente. Infatti, abboccata quindi, subito. Così? Articolo 3. Si propone un sacco di articoli. Sì, questa sera ho deciso di proporvi diversi articoli perché almeno ho trovato qualcosa di interessante e per poter discutere in merito. Provenienza dell'articolo, il sito Libero Quotidiano. La siccità colpisce anche l'acqua in bottiglia. Un noto marchio, che vanta 1,5 miliardi di vendite l'anno, ha fermato la produzione dei prodotti gasati. Il colosso europeo si dice disperato. La CO2 è introvabile e anche tutti i nostri competitori sono nella stessa situazione. Siamo disperati. È un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti. Le aziende che producono anidride carbonica preferiscono infatti destinarla al comparto della sanità. E nulla sembra far loro cambiare idea, come spiegato dallo stesso Bertone. Saremmo disposti a pagare di più anche se già costava carissima, ma non c'è stato verso di farle cambiare idea. Così ha concluso, l'acqua gasata rischia di finire. Una volta finiti gli stock nei magazzini dei supermercati discount, non ci saranno più bottiglie in vendita. Anche un altro famoso marchio, qualche giorno fa, vista la delicata situazione, era stato costretto a diminuire l'emungimento, ossia l'estrazione di acqua dalle falde sotterranee. Una decisione che avrà sicuramente ripercussioni sul numero di bottiglie che possiamo trovare al supermercato. Quest'anno mi sembra particolarmente secca. L'hanno detto. Quest'anno mi sembra praticamente un gran casino. Ora, se vedete sparire le bottiglie d'acqua dai centri commerciali, piano piano rimangono solo bottiglie provenienti da altre nazioni. Che ne so. Altre nazioni. Sì, magari vedete arrivare l'acqua dalla Francia, perché in Italia non c'è più. A parte che in Francia non c'è un'acqua gassata.
No, però c'hanno la famoso marchio Evian. Che costa carissimo oltretutto. Possono tenere. Però ve lo immaginate lo sguardo. Ma controllo è un'acqua frizzante in Francia, porca. Dipende, in America ad esempio è una bevanda. Cioè, considerate che in America le acque in bottiglia sono tutte considerate bevande e hanno il costo maggiore della Coca-Cola. Eh sì, già. Abbiamo Coca-Cola allora. Sì, loro sì, praticamente, per questo c'è il grande uso di zuccheri. Perché io acqua non la compro. Te acqua non la compri. Io per ora sì, ma sto provvedendo a cambiare punto, il sistema. L'ho fatto per quello? Anche per quello. Mi sto premunendo per quello che posso. Perché purtroppo se devo stare a comprare l'acqua in bottiglia e pagare più il trasporto, perché devo andare con la macchina, devo portarmi il peso, devo caricarmi casa di bottiglie che inquinano, una marea. Forse un piccolo passo verso un piccolo cambiamento. Sai quanta plastica in risparmi, meno. Certo. Quindi, cosa vuoi? Il tuo telefono perché è spento? Perché si è spento. Non lo so. Boh. E va bene, quindi anche questo è fatto. Era così per condividere un argomento interessante. Sì, comunque è vero che nei supermercati c'è meno acqua. Sì, e anche il nostro marchio, quello che bevo io, lo sapete tutti. Uh-huh. Anche alla Coop... Una cassa ce n'era una cassa, non ce n'era altra. L'ha presa lui e poi c'era una cassa oggi. Non c'era. Reparto vuoto. Sì. Bancale vuoto. Caso. E non solo quella, molte altre. Comunque erano... è strano anche che oggi l'acqua non c'era in casa. Esatto, anche perché oggi hanno oggi chiuso l'acqua nel pomeriggio. Lui gli hanno chiuso vabbè, l'acqua magari in casa. Magari anche per fargli lavori. Da lei ci sono divieti di annaffiare i vasi, le piante con l'acqua pubblica. Cioè, se hai il pozzo, bene. Se non hai il pozzo, non potresti annacquare le piante, né tantomeno l'orto. No. Perché se ti beccano e passano i carabinieri e te sei con l'acqua, che paghi te, perché quella te la paghi, sì. Però non puoi annaffiare. Perché è spreco. Sì, vabbè, allora spreco anche farsi 20 minuti di doccia. Però, però credo anche il fatto che io se annacco l'orto... Esatto, non concordo. Cioè, io devo mangiare. Se non annacco il mio orto, mi tocca andare a fare la spesa. Ma e credo comprarlo. Che sia forse su un discorso di fasce orarie, forse per limitazione. Non lo so, non avevo visto la norma. Sì. Ascolta, comunque... Sì, probabilmente qualche fascia oraria. O la mattina presto o la sera tardi, perché quando... la sera tardi. Io sì, ma magari non o usarla durante l'ora dei pasti o cose del genere, perché magari serve. Non lo so. Però comunque, ragazzi, è un caldo, casino. Caldo. Vabbè, a cena, però magari non ma non solo questo, acqua. Anche sul disastro che c'è stato di questo lastrone di ghiaccio che ha ammazzato una marea di persone. Lì poi stanno ancora andando a cercare ormai. Stanno continuando a cercare, ma stanno cercando il pubblico, hanno fatto quello, effetto grattugia. Cioè lì sopra hanno fatto effetto grattugia. Spingiamo. Sì. Dov'era lì? Marmolada. Marmolada. Quale famoso cantante ha avuto una barca di nome Catarro? A. Lucio Dalla. B. Nino D'Angelo. C. Tonino Carotone o D. Gianni Morandi. Catarro proprio. Sì. Tonino Carotone chi sarebbe? Scusami, un amico tuo? Troppo giovane. Eri troppo giovane, ma... È un amico vostro, va bene, basta saperlo. Tonino Carotone. Carotone, sei torinese? No, è Tonino Carotone, potrebbero sentire. Quale famoso cantante ha avuto una barca di nome Catarro? Un nome molto famoso, è stato Tonino Carotone. Io le scuderei su Tonino Carotone, insomma, già che siamo a Carotone poi anche a Barca Catarro, guarda, siamo a posto. Lucio Dalla. È o non è? È. Mi sa, vai. Bravissimo. Lucio Dalla. Esatto. Tanto è vero che questa barca so che è finita ormeggiata da qualche parte, non toccata da nessuno, e qualcuno aveva che proposto... Che dispiacere, perché a parte il nome... Perché... È una bella barca. E qualcuno aveva proposto di fare una raccolta fondi per salvarla e portarla in qualche museo o roba del genere... Ma non nessuno gli ha dato peso e quindi penso che questa barca stia marciando in acqua e poi finisce tutto. Non dipende da noi purtroppo. Non so. Cosa facciamo? Andiamo avanti un altro pochino? Comunque, Dalla è un cantante, non un consiglio. Ti capito? Dopo questa chiuderei. Ma giriamo ancora un pochino? Sì. Ci metto giretto, va. Le altre sono uscite poco, eh. Vai. Quale di questi non è una marca di cellulare?
Nubia, Meizu, Oki Plus. O Umidigi. Davvero? Lo sapevi? Davvero? Beh sì. Dai, ma scusa, ma potevi farlo, fa lui. In effetti è un po' stronzo. Cioè, si bruciano le domande così, lui magari non lo sa. Io ho provato, vai, ma dai. Ovvio. Per me sono brand di cellulari famosi. Guarda che non famosi c'è Oki Plus, ma c'è Oki qualcos'altro, Oki sì. Ah, ok, è scritto. No, è scritto così. Ma io okay, conosco un'altra marca. Ce n'è una sfirzata. Però quello lì non l'avevo mai sentito. Quell'altri sì, ma sono tutti. Però magari lui non lo sapeva. Se non la sapevo, avrei sparato un po' a caso. Ho tirato a caso. Aspetta, ma piuttosto levane una di quelle che sai. Io quando la so, una la levo. Sei proprio una grandissima. Sei una cacchetta. Per il semplice fatto che prima ti lamenti, cioè, che scusa, bisogna fare poi domande perché perdonami, si bruciano. E poi dopo tre secondi è già bruciata. Quando si fa con lui va bene, lo fai te va benissimo. Quando tocca a te lo faccio io. Anche prima, l'hai beccata la prima nel sua. E ora stai a ragionare. Beh, magari non la sapevi. Ho capito, e allora adesso stai a ragionare. Ma te la sapevi. Ho capito, anche te prima la sapevi. Hai detto, ok, ma quel colpo sicuro. Allora stai a ragionare, con lui va bene. Voglio e con lui non va bene. No. Voglio popcorn. Andrà a stroccare il culo tutte e due. Voglio del popcorn, è divertente sta cosa. Ma mi prendo a scappi tutti, mi stai sul cazzo stasera. Sì, beh, ora l'ultima, perché poi sono l'11:20. Ma devi fare 5? No. Ma finisce la action. No, io non ne posso più. Ora tocca alla Melissa. Tocca a lei ora. No, tocca sempre a me. Più la chiami, mi tocca a te. Sì, infatti. Vabbè, c'è. Includiamo? Anche... No. E allora non c'era il discorso di rubare la action. Dopo, se ce ne Articolo 4. Tutti gli argomenti. Lui si fa tutto l'articolo. No, Rick, li faccio lì. Allora, quello voglio fare. Basta. Sempre tratto da Libero Quotidiano. Si è sbizzarrito. Sì, scatta l'obbligo dell'Intelligence Speed Assistance. No. Sarà in grado di ridurre l'andamento di marcia in modo autonomo anche senza l'intervento del conducente del veicolo. Il nuovo dispositivo che si troverà a bordo delle auto sarà integrato con un GPS che saprà riconoscere i limiti di velocità e saprà agire di conseguenza regolando la velocità nel veicolo. Non ci saranno frenate brusche. Il regolatore di velocità produrrà una riduzione graduale dei giri senza apportare cambiamenti repentini alla marcia del veicolo. Fino al 2024 il limitatore di velocità potrà essere disinserito anche dallo stesso conducente, ma tra 2 anni il sistema sarà blindato e dunque non sarà possibile apportare modifiche durante la guida dell'auto. Si tratta di una grossa novità che cambierà in modo consistente il nostro modo di guidare. Secondo me, in Russia c'è già qualcuno che sta provando a programmare il sistema per disattivarlo e bypassare il sistema di sicurezza. Forse per me, ve lo dico subito signori, primo, stacco il GPS. Secondo, prendo io il controllo della macchina e tappo la telecamera che guarda il limite di velocità. La macchina è mia e ci faccio cosa cazzo mi pare a me. Quindi la macchina me la tengo, me la pago io col mio sudore e la mia fatica. Poi neanche te la regalo, e scelgo io se mi voglio piantare in un muro a 180 km orari. Perché per me questo si tratta di abuso di potere. Allora, io comprendo che bisogna stare attenti alla guida, che non bisogna rischiare più di tanto perché ci sono altre persone e possono succedere incidenti, può succedere un qualsiasi cosa. E bisogna guidare con prudenza. E su questo non ci piove. Però in merito a questo discorso qua, io mi sa che mi compro la macchina prima del 2024. No, è una cosa che secondo me anche per me non ha senso. Cioè, se io ho l'estrema necessità di fare un sorpasso, che succede qualcosa a livello tecnologico che se non io va. Mi trovo a dover fare un sorpasso d'urgenza e ho del tempo limitato, non posso stare a fare affidamento su un cazzo di limitatore di velocità. E se io in macchina ho una persona che sta male e la devo portare all'ospedale? È uguale. Come faccio? È un sistema di merda. Per me il controllo se l'hanno applicato sul cazzo. Dove non filano la mattina quando scelgono di fare queste cose del cazzo. Sì, sì, questo io lo leggevo quando ero aspettato da parrucchiare. La cosa mi ha fatto un po' alterare. Io sono la prima a dire che, e anche mia mamma che sicuramente poi lo ascolterà, sono la prima a dire che il piede pesante ce l'ho. Non è che non ce l'ho.
però sono responsabile. Cioè, non è che tiro e vado a 300 all'ora. Sì, ma nel senso, ma se c'è una strada, un dirittone, tutto libero e non c'è nessuno, anche se anziché a 50 vai a 60 o 70, non è che c'è qualcheduno, c'è nessuno, se è una strada deserta, sì, ma vai. Prescindere da quello, ma proprio il fatto che la macchina debba decidere per te di quanto andare, ma è come la stampante che quando decide che il toner è finito. Sì, vuole. L'inchiostro io è finito, odio, vuole cambiare l'inchiostro. Io odio di più, e lo farei a quelli che sorpassano in curva. A quelli, quella parte lì ce lo metterei. Sì, però è che poi si piantano su quell'altro che non c'entrano nulla. Ma quello, ma tanto guarda che quelli che fanno ste non si piantano mai. Lo fatti. Ma tanto ti fanno andare magari a te fuori in curva, strada e ci sorpassi lo stesso, eh. Non so se sei cretino a sorpassare in curva, se sorpassi lo stesso. Se sei di velocità fermo, vedrai più di io macchina, cioè, non comunque va. È una cosa che mi sta sul cazzo, cioè io mi compro la macchina, voglio la mia libertà, sì. Esigo la mia libertà di poter controllare un mezzo, perché sì, vi giuro, faccio di tutto per diventare illegale e bypassare tutti i sistemi di sicurezza. Sì. E prima cosa che faccio, mi ripeto, è staccare il GPS della macchina. Non me ne frega un cazzo. Cioè, non sopporto le assicurazioni che ti devono tracciare la posizione e il limite di velocità, se te superi il limite di velocità in base alle medie, e allora ti aumenta l'assicurazione. Oh! E stai a guardare e violare la mia privacy, eh. Sì, abbastanza. Cioè, no, no, per me dovete schiantare tutti. Vabbè, quella ma che se fai un incidente... Per me devono schiantare tutti. Se vai a vedere... Ascolta, vecchio stile, alzi il telefono e chiami. Ora c'è il mio bisogno di fare questo. E Google. E glielo dici direttamente. Quindi, non c'è quello il problema. Poi, tanto se stai male, c'è qualcun altro che chiama per te. Non c'è bisogno dell'intervento sul posto. A meno che non ti pianti da solo in un dirico. Ma quello vuol dire che è arrivata la tua ora. Scusa, credo di non aver capito. Grazie. Infatti, devi fare un balino e cazzi poi anche te. Stasera ce n'è anche per te. Te capì? È un pochino irritato. Sì, a me determinati argomenti mi fanno partire un attimo il cervello. Sì. Mi fanno proprio andare in bestia. Quando si tocca la libertà è una cosa... Ecco. Come non esempio... sopporto quello di domani. Esatto. Quello di domani che saprò che sarà obbligata la FFP2... La trovo veramente una cosa, sì, anche stupida. 6-7 ore con la 7 ore in FFP2 dietro a un vetro di una cassa dove tocchi i soldi della gente, tocchi qualsiasi prodotto del supermercato, tocchi le tesserine tenute in bocca dalla gente, tocchi il cellulare. Sì, la gente ti tiene in bocca le tesserine perché c'è da caricare la spesa. Ah, bello. Tocchi il nastro, tocchi la cassa, tocchi qualsiasi cosa, ok? Ti tocchi la mascherina nel viso perché comunque ti gratti, è inevitabile. Certo, un po' ti cassa, ti tiri su una mascherina, te la tocchi, quindi è inevitabile. È una grandissima cazzata, specialmente perché ha avuto 3 vaccini più il Covid. Vabbè, comunque anche il discorso di mettere la tessera in bocca, te chi gliela prendi a mano nuda, cioè dovunque sì, va uno gliela prende anche a mano nuda. Ma cioè, non ha senso. Germi a no, bestia. No, quella cosa proprio simpatica, sai qual è? Che mentre sei lì in cassa, c'è la gente che chiacchiera fra di loro e dice: eh sì, ma la mia figliola, se c'è il Covid. Ah, interessante. Ma sì, va bene, però, so, va bene. Comunque, detto questo, stasera è una serata. Alla fine, mo, che domani alle 7 cioè se a lavoro. Chi se ne frega? Quando li attacchi? Sì. Te sabato quando li attacchi? È sabato alle 6. Quindi fai mattina mattina? Sì. Quindi io faccio pomeriggio pomeriggio. Io faccio pomeriggio pomeriggio. Sì. Quindi perfetto. Nulla, ci io vediamo. Io faccio domenica. Casa, casa, casa. Probabile. Allora, vabbè, ci vediamo domenica. Domenica. Sempre intorno alle 10, 10 e mezzo, 10 e 40, 10 e 45. Anche il quarto alle 11. Dai, 10. 10:45 siamo lì, al quarto alle 11. Non possiamo sforare più delle 10, su. No, per dire che basta. Siamo in ritardo, andiamo sempre più là con gli orari, quindi. Sì, vabbè, però diciamo dalle 10, tendente 10 dalle e mezzo. Dalle 9, siamo passate alle 9 e mezzo. Comunque, iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci qui su Twitch, aiutateci a crescere, seguiteci, visitate il nostro sito internet, potete mandare sul nostro sito, cercare Telegram, ci fate click, vi si apre la chat diretta con noi, potete mandare a cagare anche voi Riccardo, Melissa. Iscrivetevi. È una macchinetta. Sì, a Twitch, iscrivetevi a YouTube, iscrivetevi dovunque, seguiteci su Facebook. Inviateci dei soldi, il nostro conto bancario è questo. Possiamo. Va bene. Non dovevamo fare una sorta di PayPal dei YouTube. Ma c'è da qualche parte su Twitch? C'è. Per su Twitch c'è il link abbiamo per darci. Ma era con PayPal? Con sì, vabbè, comunque va con PayPal. Ah, perfetto, allora vedi. Comunque, va bene. Detto questo, ragazzi, è stato un piacerone. Se noi qualcuno ci volesse sponsorizzarci con due soldini... Domenica. Beh. Non ci sperate. No, infatti. Ci domenica vediamo sera. Domenica sera. E quindi un salutone a tutti. Ciao! Ciao!